Gloria a Dio. E qui, in questo capitolo, il Signore ci vuole presentare i mali presenti e dolorosi ricordi, ma che l'ha scartato il capitolo il nostro Dio? Se avete sentito, parla mali presenti e dolorosi ricordi. E chi è che c'ha qualche male nella capa, nella mente, nello spirito, dei ricordi dolorosi? Avete avuto dei ricordi dolorosi? Forse qualcuno ha avuto dei ricordi dolorosi. Buonasera Catherine, se vuoi salire, quanti amici c'hai? Oh, puoi salire, ti faccio salire Catherine, sali amore mio. Ma Marilu dice, tutti penso che hanno un problema, ce l'abbiamo. Marilu, se tu c'hai problemi, sali e dici quali problemi c'hai, chissà se stasera il Signore non ti guarisca. Allora, e ce l'hai, gli amici ce l'hai, c'hai 1066 follower, 1612 seguite. Ti sto invitando, sali, sali amore mio, perché almeno ci racconti qual è il problema che potresti avere tu oppure qualcuno. Fratello Pietro Battaglia, stasera è importante che sali, non per qualche cosa, perché stasera c'è un tuo carissimo amico, fratello Davide, non so se l'hai conosciuto prima. Allora, Marilu, buonasera Marilu, ti puoi presentare? Ti puoi presentare? Si sente male, Marilu, c'è qualcosa che non va nel tuo microfono. Si sente male. Avvicinati vicino e abbassalo un poco, che è troppo forte. Abbassalo un poco il microfono. Ti metti vicino al telefono, per favore, giusto che collaudiamo l'audio. Buonasera Roberto, Dio ti benedica. Allora Pietro, se vuoi salire, puoi salire. Dimico Immacolata dice sì, tantissimi, buona serata fratello. C'è la sorella Dimico Immacolata che aveva tanti problemi, tantissimi, e lei prega notte e giorno. E allora Marilu, allora una alla volta dovete parlare, se parlate 10 persone nel microfono non si sente niente. Ascoltate allora. Allora Pietro Battaglia, Rosa Rai, ce la fai stasera a salire? Eh? Se ce la fai, fai uno strappo, così ti presento Davide. Bene. Nel frattempo che si decide il fratello Pietro Battaglia Rosaraia a salire, noi iniziamo con la parola, poi mano a mano quando si decide Marilu a parlare apre il microfono e parla. In questa parola si presenta così un poco sgarbata, però vi dico che la parola di Dio è fortemente miracolosa. E quando si presenta un poco
sgarbata, non vi dovete impressionare, perché vuole guarirvi, vuole inserire dentro il vostro cervello e il vostro spirito tanta pienezza, tanta gioia, tanta sicurezza. E se la parola non è così tenace, voi continuate sempre a giocare, a vedere le live di Spogliarello, a vedere le live chi si alza la gonna, chi si magari si mette in posizione diversa, oppure magari andate nelle live che si fa barzellette. Continuate sempre a fare queste cose. Invece la parola subito vi fa spaventare, così cominciate a rasserenare. Qui dice nella parola, dal primo versetto, in Lamentazione 5, ricordati, Eterno, di quanto ci è accaduto. Guarda e vedi il nostro obbrobrio. E forse non è vero? Forse non è vero a tutti? Davide vi saluta a tutti nella live. Una buona serata a tutti quanti che siete arrivati da poco. E qui, in questa parola, dice: ricordati, o Eterno Dio, di quanto ci è accaduto. Guarda e vedi il nostro obbrobrio. E noi, la sorella poco fa ha scritto, Immacolata, abbiamo tanti guai. Sì, tantissimi. Buona serata, fratello, dice, due manine in preghiera. Lei, la prima volta che mi ha conosciuto, era traballante, era con due future operazioni, due operazioni future, accudire la mamma, ed era sola, nessuno l'aiutava. Tanti problemi. E lei ogni sera non manca mai dalla mia live, mai, mai. Mi sono messa proprio a cura, sta sempre lassù, in alto, al momento opportuno, lei scende e testimonia. Come ha detto poco fa, sì, tantissimi problemi. Si parlava chi non ha problemi. E lei subito ha scritto, sì, tantissimi. Tantissimi ne ha avuto e ancora tanti ce ne ha. Perché? Perché la pulizia va fatta ogni giorno. E non è vero che ogni mattina ci laviamo la faccia. Ditemi, sì, è vero. Ogni mattina andiamo in bagno e ci laviamo la faccia, ci laviamo chi segue, ci laviamo i denti, facciamo pulizia totale. Magari c'è qualcuno che si fa la doccia ogni mattina, c'è quello che se la fa ogni due giorni, ogni tre, dipende le sporcizie che ha addosso. E così sono i problemi della vita. Bisogna ripulirsi, no, ogni giorno, anche 3-4 volte, 5 volte al giorno bisogna pulirsi lo spirito che è in noi. Con che cosa? Con l'agito muriatico? No. Con il sapone neutro? No. Allora, con lo strigalluminio? No. Ci dobbiamo pulire lo Spirito Santo
con la preghiera. Quando abbiamo un attimo di bontà, di tempo, dobbiamo andare in ginocchio, dobbiamo andare in ginocchio e lodare Dio attraverso Gesù. Quando andiamo in ginocchio e lodiamo Dio e Gesù nel momento opportuno, allora saremo ripuliti sia dentro che fuori da tutte le scorie. Abbiamo parlato poco fa di vene tappate, cuori che poco fa una persona diceva che nel cuore ci aveva problemi anche della pressione a 300. A 300 la pressione alta, vi ricordate cosa vuol dire? Una proprio intima, quando vede più di 180, 200 già ha paura, subito corre dal medico per vedere cosa ci può dare. Ora figuratevi a 300. Qui c'è da fare pulizia, c'è da fare buttare tutti i peccati ai piedi di Gesù con lo giusto metodo, chiedendo perdono a Dio attraverso Gesù. Come si chiede perdono a Dio attraverso Gesù? Andando in ginocchio, chiudendo gli occhi, immaginando Gesù nella sua visione mentale, spirituale, e chiedendo Gesù, battendosi il petto, dicendo: Gesù, abbi pietà di me, perché sono peccatore, sono peccatrice e ho sbagliato fino ieri, ho sbagliato fino poco fa, abbi pietà di me. Battendosi il petto, entrando in una sintonia melodiosa, spirituale, che sente forse magari suonare gli angeli del cielo che fanno festa per lei o per lui. Ora, quando noi facciamo tutto questo e ci rivolgiamo a Dio e a Gesù, noi stiamo facendo ciò che dice qui: ricordati, Eterno, di quanto ci è accaduto, guarda e vedi il nostro obbrobrio, un obbrobrio brutto, difficoltoso. Qui nel versetto 2, se puoi stacca il microfono, Davide, quando parli poi lo attacchi di nuovo, perché mentre ti muovi vengono scariche. Grazie, grazie Davide. Prima che parli sempre guarda il microfono però. Nel versetto 2 dice: la nostra eredità è passata a stranieri. Perché l'eredità di Gerusalemme, tutto quell'oro, tutte quelle cose che erano nel Tempio, perché sono state deportate a Babilonia? Perché quel popolo aveva sbagliato. Ce l'hai ancora aperto il microfono, Davide? Sì. Chiudilo, quando devi parlare, se per favore poi guardi e lo apri, perché mentre ti muovi arrivano scariche. Grazie. Allora, quel popolo è andato in cattività perché non ha rispettato la parola di Dio e i consigli che dava Dio attraverso il profeta. Sappiamo che in quel momento il profeta Geremia, nessuno lo ha ascoltato e sono andati in cattività. Babilonia lo assediò
quel grande, potente stato di Gerusalemme, finché lo prese e lo distrusse, lo incendiò, incendiò i mura, il tempio, tutto, si deportò l'oro, si portò tutto. Te lo chiudo io allora il microfono, poi magari lo apri, eh? Ce la fai a chiuderlo? Ce la fai a chiuderlo? Sì. Chiudo, chiudo, chiudo. Perché mentre ti muovi si sentono i scarichi. Ecco, così, così. Va bene. Ecco, Babilonia e il re e tutto l'equipaggio si portò a Babilonia tutta la gioventù di Gerusalemme. Lasciò soltanto quattro vecchi, quattro donne, per poter mantenere la città in ordine. Ma si portò tutto l'oro, l'argento, le cose più belle che esistevano nel tempio, li trasportò tutti nel suo paese, Babilonia. Questa è la cattività che è successo a quei tempi. E qui dice: ricordati, Eterno, di quando ci è accaduto. E a voi, e a me, a Davide e a tutti coloro che siamo nella cattività, che siamo malati, depressi, un poco così, un poco con qualche male addosso, perché? Perché ci siamo allontanati da Dio. Non abbiamo più seguito Dio e Gesù. E dato che ci siamo allontanati da Dio e Gesù, che cosa fa Dio e Gesù? Ci castiga con i nostri stessi peccati. Vedete, Babilonia distrusse la città e si portò via tutto quello che era il più migliore che c'era in Gerusalemme. Qui invece nel nostro organo, che è la nostra mente, che fa la nostra mente? Si affluisce con i peccati e non c'è più spazio. In sostanza, quest'organo che è la mente collettiva che abbiamo qui sopra l'orecchio destro, guardate che questa è la mano destra, voi mi vedete con la mano sinistra, perché la webcam me la gira, avete capito? Allora, quando voi mi vedete così, io vi dico che questa è la mano destra, e allora alzate la mano destra e fate segno con la mano destra e capite dov'è il punto dove sono i nostri problemi. Che cosa? Tutte le cose storte che abbiamo fatto, i peccati, i bisticci con il padre. Sì, Davide, vai a cena, buon appetito, ci sentiamo dopo, va bene? Ok, ciao, ciao. Poi quando entri, guarda se puoi salire da solo, va bene? Perché ti ho fatto gestore che puoi salire da solo. Buona cena e Dio benedica il cibo, Davide, tuo e tutti quelli che stanno cenando. E allora stavamo dicendo che quando questa opzione cervello condiviso si riempie, che cosa succede? La confusione mentale. Vogliamo che questa nostra mente
possa aiutarci e invece non ci può aiutare. Perché? È piena come il nostro cellulare. Quando no, il nostro cellulare si riempie la memoria, cosa ci dice? Non puoi entrare più nessuna foto in questo cellulare, nessun video, nessun scritto, testo, niente. A meno che non prendi 4 foto, 10 foto, 2 video, 10 video, dipende la quota che dobbiamo entrare nel cellulare. E che cosa facciamo? Buttiamo 4 foto che ci servono per entrare, 4 foto che dobbiamo fare nuove. E a quale scopo? Le foto che abbiamo ci servono ancora. Allora, non risolviamo niente. Allora che dobbiamo fare? Farci un profilo in Google, se ce l'abbiamo tanto meglio, salvare tutto in Google, cadere tutti, è da 5 anni che ti senti confuso mentalmente, non ti preoccupare, chiamami o stasera oppure domani, non ti preoccupare. Vai nel mio sito, prendi il numero di telefono e leggi ciò che è scritto nel sito, va bene? È inutile che lo presento ogni volta perché qui mi attaccano cani e gatti e io non voglio essere attaccato. Andate nel sito www.gesulalucedelmondo.it. Non dico più niente. Semmai vedo tutto quello che è scritto nel sito, io posso pregare qui per tutti, ma privatamente per me è lavoro. Va bene? Lo dico chiaro. E allora, che cosa facciamo? Ci facciamo un profilo in Google, se ce l'abbiamo tanto meglio. Salviamo tutto in Google fino a 1500 KB o di più, dipende quanta porzione abbiamo, possiamo anche comprarlo uno spazio più grande e salviamo tutto là e poi formattiamo il cellulare. Io questi problemi non ce l'ho perché c'ho un sito grande, Aruba, e vi dico, è il sito www.gesulalucedelmondo.it, è il mio sito personale, che posso caricare in Aruba illimitato, illimitato, c'è uno spazio con pochi soldi, 24 euro l'anno. Poi ci sono altre cose che ho acquistato e aumento un pochettino. Ma lo spazio illimitato non è caro. Allora, mettete tutto là dentro, o nel sito o nel profilo, e formattate il cellulare oppure il computer. La stessa cosa. E avete un cellulare nuovo, con tutto lo spazio nuovo e un computer nuovo formattato. Ma il computer lo formattiamo, è vero? Semplice. Il computer un paio d'ore è fatto. Il telefonino a 5 minuti è formattato. E abbiamo risolto tutto. Ma la nostra mente, cosa c'è da fare nella nostra mente per togliere tutto questo? C'è da andare ai piedi di Gesù e chiedere perdono per tutti i peccati e le azioni, i spaventi,
se avete visto un morto, vi siete spaventati, se avete avuto qualche disgrazia, qualche incidente, bisogna buttarle tutte ai piedi di Gesù, collere, ictus, tante altre cose. Bisogna buttare tutto ai piedi di Gesù, bisogna fare pulizia completa qua dentro e poi in quella stessa opzione entrerà lo Spirito Santo di Dio dentro di voi e non permetterà più che questo punto di memoria si possa sporcare più. Avete capito? Ma a volte da soli non ce la fate. Da soli non ce la fate. Non ce la fate da soli. Avete bisogno di qualcuno che vi aiuta. E allora sono a disposizione. Farvi dimenticare tutte le cose che avete subite, pulire il vostro cervello, cervelletto, ipitalamo, cervello condiviso e passare da un'altra via, più pulita, più serena. Cosa che è possibile farla al più presto. Abbiamo detto cosa c'è da fare. Perché? Perché se non si fa questo, che si svuota questo punto, al più presto, prima che viene il mal di testa, 4 volte consecutivo, dopo 4 volte consecutivo, il vostro Spirito Santo, chiamatelo come volete, il vostro angelo, il vostro terzo occhio, il vostro capitano, chiamatelo come volete, non ha importanza, o il vostro sorvegliante, chiamatelo come volete. Non appena dopo 4 volte che vi viene il mal di testa, lui che fa? È proprio messo qui apposta più che altro per queste occasioni, perché dopo la quarta volta che viene il mal di testa forte, il quinto è insopportabile e lui non ce lo fa arrivare al quinto. Che fa? Lui prende una manciata così di peccati, li prende, li potrebbe buttare fuori, no? Ai piedi di Gesù, li potrebbe buttare in mezzo alla strada. Dio dice no, no. Dio ci dice no, glieli devi buttare addosso a loro. E dove li butti creerà una malattia. Avete capito? Perché Dio ragiona così? Ma come? Dicono, ed è scritto nella Bibbia, che Dio è Dio d'amore. Non è vero che Dio è Dio d'amore? Fate un'eccezione, scrivetelo. Non è vero che Dio è Dio d'amore? Ma perché Dio dice no? Tutto quello che gli togli di qua glielo devi buttare addosso e dove glielo butti creerai una malattia. Avete capito? Almanacco, io invece credo che quello che hai scritto si può anche fare a meno se crediamo a quello che sto dicendo. Se tutti torniamo a Gesù e gli chiediamo perdono,
questo mondo non finirà mai, mai, mai finirà. Arriveremo alla fine del mondo normalmente come l'ha creato Dio. Hai capito? E te lo dico, sincero te lo dico. Tu vuoi vedere che se il Signore mi fa continuare a parlare con serietà qui in TikTok e in tutti gli altri programmi, vuoi vedere che riuscirò a cambiare questo mondo? Io me lo auguro che tutti mi seguiranno, perché ci va per mezzo i suoi figli, perché moriranno tutti. Se non fanno quello che dico, moriranno anche loro, tutti, perché questo mondo scoppierà presto. Ma se mi ascoltano, questo mondo non scoppierà, anzi sarà riorganizzato. Sarà tappato il buco lassù, sarà distrutto il germe che rosicchia le piante, le radici, ucciderà anche l'insetto, la farfallina che fa ammalare le piante, i fiori e tutto il resto. Manderà la pioggia al momento giusto, che non ce l'abbiamo, qui siamo a ottobre, 15 per esattezza, ottobre e una goccia d'acqua in Sicilia non è caduta. L'anno scorso dicono che è caduta una burrasca, una bella burrasca, quest'anno no. E alcuni dicono, non l'ha detto il Signore. Alcuni dicono, che sempre parlano tanto, che fino a gennaio ci sarà caldo, bel tempo, vi potete fare i bagni, che bello, vero? Ma tutta la campagna morirà. La campagna morirà. E quest'anno gli agricoltori si possono preparare la valigia per andare all'estero, ma all'estero non troveranno niente perché non c'è lavoro. È inutile che vanno a spendere denaro per andare all'estero. Dovranno andare ai piedi di Gesù, non hanno bisogno di fare il biglietto, non hanno bisogno di fare la valigia e non hanno bisogno di sacrificare i suoi figli a morte. E non hanno bisogno di morire anche loro, padri e madri. Devono andare a Gesù a chiedere perdono. E hanno risolto tutti i loro problemi. Giusto? Adesso mi dici giusto? Te l'ho detto. Te l'ho detto, ascoltami, non scrivere, non scrivere. Ascoltami. Alla fine dici, fratello, io volevo dire questo, 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 ma mi sono accorto che non era necessario. E allora che cosa fa l'angelo? Ordine di Dio, buttaglieli addosso, perché loro, invece di cercare idoli, e dici a Madonna, oh Madonna Maria, salvami. Oppure a Gesù Cristo in croce, scendi dalla croce Gesù e salvami. Come? A uno inchiodato gli dice scendi dalla croce e salvami. A un pezzo di legno. Vergogna. Dovete dirlo a Gesù che è lassù, che è nel vostro cuore. Così ad occhi chiusi, Gesù, salvami e io ti onorerò, io ti darò il mio cuore, tu entrerai nel mio cuore e sarai in eterno con me.
e mi guarirai e mi darai gioia, amore, sicurezza. Non ho bisogno di prendere la valigia per andare all'estero, che non c'è lavoro. Non c'è bisogno che i miei figli moriranno. Non c'è bisogno che mia moglie si ammala. Non c'è bisogno che io crepi. Salvami. Boh, dice, non basta pregare a Dio per risolvere problemi o guarire malattie, altrimenti tutti sarebbero sani. Non basta questo. Boh, c'ha altri metodi. Vediamo quali metodi c'hai tu. Boh, scrivili, però devi scriverli, se no altrimenti ti butto fuori. Devi scrivere i tuoi metodi adesso. Perché adesso non basta pregare Dio per risolvere problemi o guarire malattie, altrimenti tutti sarebbero sani. E adesso devi fare per bene quello che hai specificato. Scrivilo, ti do il tempo per scriverlo. All'improvviso scomparirai se non scriverai quello che vorresti dire con le tue idee. E allora ha scritto: Bon scrive, se uno è malato e non va in ospedale, ma prega soltanto, guarisce. Medici cosa servirebbero allora? Hai visto? E allora ti spiego. I medici servono solo a pronto soccorso. Quando si è ammalato, se c'è un organo che si ammala, te lo tagliano, ti apputano. Se c'è un tumore alla mammella, alla donna ci tagliano mezza mammella, se non tutta, dipende dove cavolo è attaccato il tumore maligno. Ci siamo fin qui? Scrivi, adesso scrivi. Ci siamo? Dimmi se ci siamo, perché ti do ancora il tempo per scrivere. Ci siamo? Guarda, ce l'ho con te. O scrivi oppure esci. Allora, tutti i morti di epidemia o Covid, allora come si spiegano? Andiamo con calma. Attualmente stiamo discutendo un argomento, non andiamo nell'epidemia. Ti sto dicendo un argomento che hai incominciato. Se tu vai in un altro argomento, stai sgarrando e io ti devo buttare fuori. Allora, ritorniamo indietro. Guarda che con me non ce la fai. Allora, ritorniamo indietro. Nel punto che ti ho detto, una donna che ha un tumore, attento che tu devi discutere con me. Quando tu discuti in generale, qui abbiamo bisogno una serata e io devo leggere la parola di Dio. Non posso perdere la serata con te, perché vale la pena con te. Io la perderò la serata quando tu mi seguirai e ti spiego come guarire un tumore senza essere operato da nessuno. Come guarire un febbrone che ti porta male ai polmoni senza essere operato. Come non campiare una valvola al cuore senza essere operato, ristappando tutto, le vene tappate. E tutto quello che non funzionava torna a funzionare. Quando tu capirai tutte queste manovre, allora tu mi dirai: ho sbagliato con il fratello Angelo Piccone che l'ho attaccato. Ma per capire questo ti devi stare zitto e ascoltare non solo oggi, sempre,
Altrimenti vai nel mio sito, ci sono i video, oppure in YouTube, scrivi Angelo Picone. Quando mi vedi a me con mia moglie accanto, quello è più fresco profilo che metto tutto, perché non ho tempo di mettere negli altri profili. Negli altri profili trovi solo cose molto avanti nel tempo. Hai capito? Quando vuoi discutere l'epidemia, la discutiamo quando vorrai tu. Vai nel mio sito www.gesulalucedelmondo.it. Ti prendi il numero di telefono e mi chiami in WhatsApp e discutiamo tutto quello che vuoi tu. Però, quando prendi il numero di telefono, devi leggere ciò che è scritto nel mio sito all'inizio. Va bene? Se non fai quello che c'è scritto all'inizio, è inutile che mi chiami. È impossibile, si va a scuola per questo, per informarsi, altrimenti esisterebbero solo preti. Che te ne devi fare dei preti? Che te ne devi fare dei preti? Le religioni sono spazzatura. Qui esiste solo Dio e Gesù, preti, pastori e tutto il resto, le religioni sono spazzatura. Qui vale solo Dio e Gesù. Io non faccio religione, quello che ancora non l'hai capito tu. Hai capito? E adesso abbiamo chiuso. Almanacco dice: sono d'accordo. Hai capito? Allora, boom, come scrivi? Mezza parola. Mezza parola. Sei fuori, comunione. Devi stare solo a guardare per punizione. Va bene? Hai una punizione che devi stare solo a guardare, se ci vuoi stare, se no esci. Va bene? Dio ti benedica. E qui dicevamo che se non andiamo a svuotare questa mente collettiva, dopo quattro volte il nostro capitano prende una manciata di questi peccati e li butta. Dove? Alle donne, se ce lo butta nella mammella sinistra, ce lo butta sopra le vene. Sapete che ci sono due vene, una per l'entrata del sangue, l'ossigeno, e una per uscire, per ritornare di nuovo al cuore. Appena gli butta questi peccati sopra queste vene, cosa fanno? Sono messe così e si accovacciano. Si piegano e non passa più l'ossigeno. Questo vuol dire che ciò che è al di sotto di queste vene non riceve più sangue, ossigeno, e quella carne di quell'apparato della mammella muore. E sappiamo che quando il nostro corpo muore, dopo giorni fa i vermi. Ma se muore solo una parte del nostro corpo, pure i vermi fa. E quei vermi sono i tumori benigni e maligni. E adesso vi ho spiegato come vengono i tumori. Se ve li butta nel cervello, fa i tumori anche nel cervello. Se ve li butta nei reni, fa anche tumori nei reni. Se ve li butta nella schiena, dipende se ve lo butta qua sopra, nella cervicale, vi fa male la cervicale. Non potete fare più con il collo così o così o così, a meno che non ci sia un paramedico che vi fa il massaggio cardiaco e
cominciate di nuovo a muovere il collo. Se ve lo butta nella schiena, nel canale della schiena, nel midollo spinale, muore tutta la schiena, piano piano. Prima non ci fa arrivare l'ossigeno, l'ultimo anello sopra l'osso sacro. E il primo che muore è quello lì che esce l'ernia disco. Ma come esce l'ernia disco? Perché non passando l'ossigeno di qua sopra nel midollo, non entra l'ossigeno, tutto il canale si va seccando. Ma per farvi capire questo, io devo usare una similitudine. Io nel mio giardino il terreno è messo così, ascesa, così, perpendicolare. Allora che faccio? Che faccio? Faccio un solco